Come vi piace cucinare le puntine di maiale? Oggi vediamo insieme una ricetta semplicissima, la potete fare proprio ad occhi chiusi, per ottenere delle puntine buonissime cotte insieme al vino rosso, quindi profumatissime e succulente. Servono pochi ingredienti e una volta portate a casa le puntine di maiale, occorre scegliere un buon vino. Non che io sia un'intenditrice e magari potevo fare di meglio, ma questa volta ho scelto un vino prodotto in Sicilia, un Cabernet Sauvignon dagli spiccati sentori di rosmarino e mirtilli. Se tra di voi c'è un intenditore, accetto consigli. Utilizzerò un tegame dal fondo spesso, ideale per le lunghe cotture. Verso giusto un giro d'olio. Senza esagerare, perché ovviamente la carne sarà parecchio grassa, e inserisco l'aglio. Quando sfrigola è il momento di aggiungere anche le puntine. Cerco di non sovrapporle e dopo averle sistemate tutte, è bene non toccarle fino a quando si sarà formata una leggera crosticina. Intanto però tolgo l'aglio prima che bruci e diventi amaro e inizio anche a dare profumo con le erbe aromatiche. Ho scelto del timo e del rosmarino fresco. Aggiungo anche un po' di pepe nero. E adesso che il primo lato è dorato, con molta pazienza giro tutte le costine sull'altro lato. Aggiungo nuovamente un po' di pepe nero e le erbe aromatiche. E continuando così per qualche minuto, tutta la carne avrà un bel colore e soprattutto sarà ben aromatizzata. Adesso procedo aggiungendo il sale e l'ingrediente più importante, il vino rosso. Metto anche un po' di concentrato di pomodoro e mescolo per scioglierlo un po'. E praticamente il mio lavoro è finito, perché adesso non resta che spostare il tegame sul fuoco più piccolo, mettere il coperchio e lasciare cuocere per almeno un'oretta. Ogni tanto darò una controllata e magari girerò le puntine, così da bagnarle tutte col vino. Dopo circa un'ora, guardate come la carne si è perfino staccata un po' dall'osso, segno che con la cottura ci siamo. Continuo però ancora per qualche minuto togliendo il coperchio, così da ritirare un po' il vino e formare un fondo di cottura più denso e avvolgente. Nel frattempo ho scelto di abbinare alla carne della polenta e adesso finalmente si può andare a tavola. Compongo il piatto con le puntine di maiale, un po' di polenta e l'immancabile sughetto di cottura, gustosissimo e profumato. Ad una pietanza così semplice non si può chiedere di più e non so se riuscite a percepire quanto questa carne sia tenera e favolosa. Vi consiglio davvero di provare questa ricetta e di farmi sapere cosa ne pensate. Io vi aspetto presto con un nuovo video e vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Valentina. Altro che gourmet!